Salve a tutti, facciamo un'analisi dei tassi con dollaro. Prendiamo ad esempio euro-dollaro. Come potete vedere, dopo questa grande discesa, culminata con la discesa della scorsa settimana, vedete che il prezzo ieri ha fatto un segnale buy contro trend, che è questa candela verde. Quindi sta continuando il ritracciamento, questo ritracciamento che potrebbe continuare fino alla media nera. Quindi noi dobbiamo attendere un segnale sell dopo la fine di questo ritracciamento che rappresenta onda 2. Però sappiamo che onda 2 potrebbe arrivare anche più in alto, quindi questo segnale potrebbe essere qui o addirittura a doppio minimo. Quindi dobbiamo stare in campana. Guardiamo anche USD CAD, quindi un tasso di cambio col dollaro al numeratore. Dopo la grande salita della scorsa settimana, adesso il prezzo ha fatto un segnale sell ieri. Quindi potrebbe essere iniziato il ritracciamento sell di sottoonda 2, che potrebbe arrivare sulla nera o anche più in basso fino al doppio minimo. Quindi dovremmo cercare un segnale buy, aspettare un segnale buy sulla media nera, buy sulla media nera o anche più in basso, ok, in questo settore qui, in questo settore qui. E vediamo se cosa succede per questi tassi di cambio col dollaro.